Continua il nostro viaggio alla scoperta delle comunità parrocchiali di questo pezzetto di Romagna racchiuso tra il fiume Uso e il fiume Rubicone. Don Eugenio, ti ritroviamo, buongiorno, dove mi hai portato? Lo splendore della natura già meriterebbe. Siamo a metà strada fra due comunità, sempre che fanno parte della parrocchia di San Lorenzo Martire, che è una comunità di tante comunità. Montegelli, una comunità molto viva, piena di iniziative culturali. Ricordiamo la festa della Madonna del Rosario, ricordiamo il Savor, una buonissima marmellata, ricordiamo un organo importantissimo che c'è nella chiesa di Santo Stefano di Montegelli, che è stato recentemente restaurato. Piccole comunità ad impronta di un territorio che mantiene una forte identità, quindi. Un'identità che comunque ha bisogno sempre di essere riscoperta, riguardata e anche recuperata nella sua fede profonda, perché è una fede semplice però profonda di persone che hanno una radice e che quindi continuano ad amare il Signore anche in certe situazioni magari in cui la popolazione sta un pochettino diventando un po' minore. Con una breve ma impegnativa salita arriviamo a Montegelli e c'è anche un detto che i fidanzati dicevano alle fidanzate. Il mio cuore scarabattola per te come una caratella sulla Salgada. Sabrina è una guida turistica, un'esperta di arte, una Romagna, Sabrina, che ha tanti tesori. Qui a Montegelli siamo di fronte ad uno di questi. Sì, esatto. A me piace raccontare o comunque descrivere questo luogo come qualcuno che sale per quello che noi chiamiamo la Salgada, cioè la salita proprio di fronte alla chiesa, sale fino a quello che è praticamente il sagrato della chiesa e da lì qui può girarsi e guardare quello che è il nostro tesoro più grande, cioè il panorama. Un'antica pieve. Esatto, un'antica pieve che in realtà è stata fondata in un altro punto nel VII secolo e poi probabilmente l'antica chiesa fu, diciamo così, rovinata nel corso dei secoli da terremoti e da guerre e quindi venne trasferita la chiesa nel XII secolo e nel 1913 la chiesa è stata completamente ristrutturata, anche in parte ricostruita e cambiata d'orientamento. Quindi noi adesso vediamo una facciata che si trova dove c'era l'antica abside della chiesa. Praticamente fin dal VII secolo mantiene la dedicazione a Santo Stefano. All'interno della chiesa si possono trovare alcuni altari, soprattutto i due laterali, che sono due bellissimi altari in scagliola policroma, imitava il marmo e quindi era molto meno costosa ovviamente del marmo e quindi poteva essere utilizzata, si potevano trovare altari di questo tipo anche nelle pievi o nelle chiese di campagna come nel nostro caso. L'altare che si vedrà all'interno è un altare abbastanza moderno perché è stato regalato alla comunità da Don Luigi Mariani, che è stato il prete storico di questa comunità, e poi si potrà vedere quello che è la parte della decorazione dell'altare con la pala e il catino absidale decorati nel 1865 da Vincenzo Lasagni, che era un artista locale. La comunità di Montegelli è una comunità di poco più di 90 persone, quindi non siamo tantissimi, però abbiamo un'associazione culturale, che è l'Associazione Culturale Montegelli, che si impegna proprio a cercare di tenere vivo quello che sono le nostre tradizioni. Sabrina, a pochi chilometri da qui c'è un altro scrigno preziosissimo. Ci accompagni? Certo, volentieri, perché è casa mia. Da una pieve ad un'abbazia, siamo a Monte Tiffi. Esatto,
siamo in quello che è il gioiello architettonico e religioso della nostra parrocchia, cioè l'Abbazia di San Leonardo a Monte Tiffi. È una chiesa molto semplice sia all'interno che all'esterno, che fu costruita dagli abitanti di Monte Tiffi e poi donata ai monaci benedettini. Tutto questo avvenne nell'XI secolo. 30 montetiffesi costruirono l'abbazia in pietra concia, è pietra locale, l'arenaria marnosa, dove sono scavate anche le fosse del formaggio di Fossa, su quello che è una roccia che dà sulla valle dell'Uso. Ed è uno dei pochi luoghi praticamente perfettamente conservati dell'arte romanica qui nel nostro territorio. Entrando si può vedere quello che è un'anticamera, dove è conservato un fonte battesimale del 1600, poi si salgono questi gradini e si entra in questa chiesa proprio a navata unica. Purtroppo non si conservano più quello che sono le decorazioni all'interno, se non dei piccoli lacerti. Aprite sulla sinistra una piccola porticina e vedrete quello che è il cunicolo che portava dalla canonica alla sala capitolare. Non l'abbiamo rivelato, ma il cognome di Sabrina è Reali e c'è un personaggio che poi ha una rinomanza nazionale ed internazionale che è nato proprio in questo posto e si chiama come te. Esatto, padre Agostino Venanzio Reali, frate cappuccino, ed è diventato, diciamo così, famoso, uno dei grandi autori del Novecento, e la canonica dell'abbazia è stata trasformata nel museo dedicato proprio a questo personaggio così importante del nostro territorio. E padre Venanzio racconta quello che sono alcuni personaggi che si possono incontrare sulle strade di Monte Tiffi, racconta di questi luoghi a cui era particolarmente legato, racconta delle teglie, perché Monte Tiffi è la patria delle teglie su cui si cuoce la piadina. Sabrina, racconti di questi luoghi con grande competenza, come una guida deve saper fare, ma anche con un grande amore. Si vede che sono le tue terre. Io sono stata battezzata qui. Grazie Sabrina, Don Eugenio. Grazie per questo bel viaggio. Grazie per averci accompagnato e venite tutti a visitare Monte Tiffi, Montegelli, la nostra parrocchia di San Lorenzo Martire. E queste belle comunità.